Salve a tutti e bentornati, ciurma, in questo nuovo episodio della campagna con il conte Noctilus e la sua flotta del terrore. Signori, ci eravamo lasciati proprio in questo modo con l'assedio all'incudine di Vaul, un luogo che abbiamo conquistato tempo fa, ma che oggi stiamo abbandonando al suo destino contro gli alti elfi. Ma voglio combattere questa battaglia. Billy Linfido si misurerà con la forza di Aurelius, questo lord ribelle del Caledor. Signori, ci lanceremo subito nel vivo di questo episodio, anche perché di commenti attualmente non ne ho altri a disposizione, però ovviamente mi muoverò con tutto il volere di attuare le vostre strategie, le vostre tattiche, e oggi utilizzeremo questa battaglia anche un po' per testare qualche unità che non ho mai utilizzato, come questi zombie con picca, la sirena e il piomba morte, che sono unità essenzialmente che non abbiamo mai visto, almeno insieme. Io credo con Luthor di aver visto soltanto questa, il piomba morte, che non è, non so, non mi ha dato un gran entusiasmo, no, direi proprio di no, però vediamo di scoprire se magari si può utilizzare in qualche modo, magari sulle artiglierie, non lo so, vediamo, dai, sempre se, insomma, non venga shottato immediatamente dagli arcieri, che però verosimilmente non sono moltissimi in questa battaglia. Vedo molte più lance vengono portate dagli alti elfi qui all'incudine contro di noi. Abbiamo anche la, diciamo, la forza data dalle mura, che sono migliorate, e per ora non abbiamo altro di cui, su cui poter contare. Quindi vediamo un attimo. Billy Linfido, questo pirata, questo capitano lasciato indietro dal conte Noctilus per supervisionare l'incudine, non si sarebbe mai aspettato di vedere un esercito di questa fattura arrivargli addosso. Non era previsto nulla di tutto ciò, ma il conte ha voltato le spalle ed è già interessato ad altri territori, quindi mi dispiace. Allora, noi ci concentreremo, dunque, allora, no, loro si sono splittati innanzitutto. Allora, facciamo così, che abbiamo parecchie unità da tiro. Gli archibugi li possiamo mettere anche qui, volendo. Le sirene sono, diciamo, i generali a disposizione. Così. Allora, qui in mezzo. Ok. Ops, un attimo di lag. Ci facciamo così. Ci stringiamo un pelo. E ok, iniziamo la battaglia. Va bene, proviamoci. Abbiamo torri elfiche che sparano agli elfi. Tiriamo così. Tirate qui. Tirate lì. Ok. Portiamola qua.
Ok, quindi è iniziato il tiro. Ok. E così. E così. Andiamo ad aiutare. Spariamo su di loro. Spariamo su di loro. Ok. Posizioniamoci un pelo più in qua. Via anche voi. Via qui. E qui. Ok, qui stiamo ancora mantenendo. Forza sirene, forza. Tirate. Tirate. Ottimo. Qui stiamo dando supporto essenzialmente, ragazzi. Sto parlando un po' poco, ma perché sono curioso di vederla questa unità in azione. Le torri stanno facendo danni, il che va anche bene. Qui stiamo in sostanza sparacchiando, però non vi avvicinate troppo, ragazzi. Debita distanza. Le picche stanno facendo male agli elfi con arco, da notare la battaglia sulle mura. Bellissime le picche. Questo non se l'è vista tanto bene. Ok, arrivano le lance a supporto nel frattempo. Fuoco, fuoco, ragazzi. Combattimento in parità qui. Stanno iniziando a cedere. Le sirene come stanno andando? Ok, li stanno tenendo fermi. Sono etere. Molto stanco, pericolo basso, unità in svantaggio. Qui sono in rotta. Devo evitarli qui. Ok, fuoco. Fuoco qui. Fuoco qui. Ok. Allora qui direi di andare qua su.
Bimbo. Bimbo morte, sta andando sul porto. Sì. Non è in grande svantaggio. Ma... a voi. Ok, quell'esercito lì, quell'unità lì è andata. Qui sono ritornate anche queste qua, malissimo. Forza. Qui le nostre torri stanno facendo veramente di tutto su di loro, il che mi fa anche bene. Via. Avanti voi. Qui ancora resistono. Una morte qui. Breccia. Non può passare di lì, vero? No. Stiamo qua. Arriva la cava, ragazzi, è abbastanza finita ora. Hanno subito un po' di danni. Verso l'interno. Buono qui. Maledizione, sono arrivati tutti. Aia, carica dal retro. Qui stanno ancora resistendo questi alabardieri. Qui il capitano sta vincendo la sirena. La lancia ha preso parecchi danni. Fuoco qua. Anche meglio qua, forse. Qui si stanno catturando tutto. Che abbiamo fatto? Scendiamo. Fuoco qui, girate. Queste? Le catapulte si sono smobilitate addirittura. Ok, qui è fatta. I piomba morte sono andati. Stanno accappando. Fuoco qui. Non arrivo.
Ragazzi, sta andando male. Questa unità contavo di non tirarla giù, a quanto pare non è possibile. Che abbiamo sciolto questi. Circondiamo da dietro, se è possibile, e tiriamogli. Fuoco qui. Mi servite qua dietro. Ottimo. Bei danni. Il nemico ha conquistato il centro cittadino. Lo so. Facciamogli male. Spaventato, il problema è qui adesso. Gli stiamo facendo danno, questo è vero. Però sotto il tiro, forza qua giù allora. Non riusciremo a fare molto, credo. Merda da dietro, no. Ah, è finito. È a zero. Oddio mio. Sconfitto onorevole. Battaglia molto poco commentata. Molto concentrato sul provare a fare qualcosa, ma... diciamo che eravamo schierati a parità di forza, però le unità elfiche sono comunque molto buone. Le sirene non sono niente male, ragazzi. Comunque, come prova è ok. Come avete visto, ho provato anche a sperimentare tecniche... o meglio tattiche sul campo di battaglia che fossero simili o quantomeno il più vicine possibile a quelle che mi avete suggerito voi anche in episodi passati. Quindi, se avete notato, non l'ho commentata, ragazzi, veramente non avevo la testa per farlo, quindi è stata molto silenziosa, occupando la linea nemica, circondando da dietro, sparando in maniera da fare più danno possibile. E quindi già qualche risultatino in più si è visto. Comunque gli archibugieri fanno male, assolutamente. Molte kill sono state fatte dagli archibugi. Non male anche questi, che resistono parecchio. Poi avendo la barda, se la potevano cavare anche contro unità grandi, o meglio anche cavalleria, queste cose qui. Quindi... buono, ma le sirene, essendo etere, avendo la capacità di terrorizzare, avendo, se non ricordo male, anche danno magico, insomma, sono un'unità che va tenuta in considerazione, perché comunque ha fatto quasi 100 kill, considerando che è rimasta bloccata in un combattimento veramente serrato con un'unità di lancieri, però subendo relativamente pochi danni. I danni più grandi li ha subiti poi, quando è iniziata ad essere schermagliata dagli arcieri nemici. Veramente non male come unità, mi è piaciuta. È stata una cosa che, insomma, come battaglia è un po' forse superflua, però volevo farla appunto per questi motivi. Anche il piomba morte come supporto non è male. Certo, se viene ingaggiato da qualsiasi cosa muore. Anche le unità da tiro le soffre parecchio, da come ho visto, molto. Però, tenendolo lì fermo, in tranquillità, a tirare, ha fatto quasi 60 kill di lancieri.
Probabilmente mandarlo contro le artiglierie scoperte nel bel mezzo della battaglia è una buona soluzione per tenerle occupate o toglierle di mezzo comunque in maniera abbastanza agile. Non sono male neanche questi piombamorte, considerando che sono quelli di livello base poi. In ogni caso la sconfitta è giunta, l'incudine è caduta e non è stata presa da Lothar però, quindi è interessante tutto ciò. Allora, qui come si sono mossi? Dov'è tutto l'esercito nemico? Vabbè, non c'è più nessuno, signori. Allora, vi ricordo che da queste parti c'erano due eserciti di Alitanar, che non vedo, però noi attacchiamo la valle. E la radiamo al suolo adesso. Non la combattiamo, il ciccione come al solito ci lascia. Piccolo introito. Ok, un altro livello. No. Però va bene così. Saccheggiamo ben 7000. Ottimo, spada del colpo sicuro. Lui che cosa c'ha? Ok, dello schermidore. No, vabbè, va bene quella. Penso che vada bene. Questi ci sta. No. Molto meglio quello. Ok. Allora, un livello invece per Vincenzino. Bravo Vincenzino. Cosa gli possiamo dare? Attacco. Diamogli forza dell'arma. Lo facciamo diventare una macchina da guerra, Vincenzino. Lo facciamo diventare fortissimo. E qui si potrebbe fare così. Ci riprendiamo il nostro bel ciccio. Ok. Qui un turno per la crescita. Si potrebbe fare la carronata, però aspettiamo un attimo. Perché c'è anche Kelly che deve un po' esplorare queste zone. Spostiamola sempre qui sulla costa, oltre. Oh, non dai niente. Non dai niente. Poi ci sono le isole della salvezza, ci stiamo praticamente ricongiungendo. Penso che andremo poi a vedere anche la parte interna, la zona interna dell'Ultuan, che potrebbe offrire comunque degli altri porti. Quelli che ho visto qui per il momento non sono molto interessanti, non mi sono piaciuti più di tanto sinceramente. Tor Setai può rimanere lì dov'è, l'incudine ormai appunto è caduta, questi territori ragazzi sono andati, pace all'anima loro. E io qui costruirei l'edificio per andare verso i piombamorte, che non sono male per nulla, e qualcosa per la crescita, giusto per velocizzare un po' le cose. E qui attenderei, per il momento ci teniamo le bombarde. Ok, passiamo il turno ragazzi, ormai l'operazione Adultuan nel suo desiderio. Avelorn e Seyfari si sono dichiarati guerra, ok. Comunque, dicevo, nella sua volontà di voler annientare tutto quanto quello che era il dominio elfico di Lothern, è andato a quel paese. Ha terminato il patto di non aggressione, il che è Luthor. Una potenza rivale desidera un cambiamento nei reciproci. Taci, Simus. E qui non lo so, si stanno prendendo forse Bianco Picco dietro di noi. Alitanar era, non era così tanto interessato, quindi io mi aspettavo una battaglia con Alitanar. Ma a quanto pare non era così tanto interessato. Ribellione imminente, ma non mi interessa, sinceramente non mi interessa nulla. Allora, corruzione vampirica più 2 in tutta la fazione, costi di evocazione di morti meno 10, banda di zombie pirati marinai della guardia abissale, questo non è male per niente. Ok, buono questo. Ok,
Giganti animati, cadaveri gonfi, sirene. Questo ancora non ci interessa tantissimo perché è buono, perché riduce il mantenimento, ma attualmente non di unità che ci interessano più di tanto. Questo ci interessa molto di più invece. Quindi facciamo anche questo, così ci blocchiamo comunque tutti questi blocchi di ricerca. E andrei proprio qui, mantenimento dei marinai, per abbassarlo, perché attualmente sono il nostro core, quindi abbassiamo un po' i costi di mantenimento. Qui si può andare verso il livello 4, la cabina, meno 15% per tutte le unità. Direi proprio che è necessario farlo in un turno, lo facciamo. Anzi, prima di fare questo, una cosa più, un po' più furba, andiamo qui, attacchiamo. Ci prendiamo un altro pochettino di soldi, non molti, ma comunque qualcosa. Siamo come dei barboncelli, ci spilliamo tutto quello che possiamo spillare. Livello 16 è la cosa che conta di più. E qui. Via. Radiamo tutto il suolo, che l'è una bellezza. E adesso ci mettiamo così. A reclutare. Possiamo finire con togliere questo e prendere un altro di questo. Direi di fare così. Poi gli edifici, c'ero già. Quando uno non batte bene con la testa, non batte bene con la testa. Facciamo questo e diamo questo puntino di abilità al nostro caro conte Noctilus, ormai diventato leggenda. Lupi di mare. Ok, molto buono questo qua. Molto buono anche questo. Però lupi di mare mi piace tanto. Per le battaglie in mare, che comunque sia, potrebbero essere comode in futuro. Qui conosciamo bene la zona. Direi di andare a esplorare un po' l'altare di Cain e vedere se ci offre qualcosa. Ci offre proprio un bel niente di niente. Perfetto. Perfetto. Ossia, questo perfetto significa che non va bene nulla. Qui non mi interessa nulla, perché noi continueremo adesso andando verso le isole della salvezza, lasciando sì, un'eredità di morte dietro di noi. Qui sono nati dei ribelli vampiro. Alitanar è arrivato in zona. Niente, erano golosi di prendere i nostri territori, questi maledetti elfi. Uniti contro di noi, anche l'Ellirion ci dichiara guerra, ragazzi. Siamo belli pieni di nemici da affrontare, a quanto sembra. E noi prenderemo la palla al balzo. Di certo. Preparati, ammiraglio. L'antico worm Ah, marino vabbè, è ma è sempre qua, tornato in ragazzi. superficie. È sempre qui a Lothern, è sempre molto arrabbiato con Lothern. Ma va bene. Questo quanto guadagna? 7,25. Questo 5,29. Non molto interessante. Allora, Kelly. Kill or be killed. Jenny. Vediamo cosa c'è qui. Non ci dovrebbe essere niente. No, non c'è niente. Direi di Time to tornare move. indietro e andare appunto verso i territori interni adesso. Con lei ad esplorare la zona. Invece il nostro conte carissimo, c'è il cancello del grifone, che è proprio del Tiranok. Però le isole della salvezza mi affascinano molto di più, soprattutto se non hanno nessun tipo di protezione. Quindi facciamo questo movimento. Esattamente come mi aspettavo. Non hanno protezione di alcun tipo, anzi, proprio ce ne andiamo qui. Ah, macabre.
E ok. Non costruiamo per il momento. Anzi, no, direi di darci almeno un'occhiata. Sì, allora facciamo giusto per i piombamorte, 4000. E via. Altro turno che se ne va. Comunque, non mi sono mai sentito così libero di muovermi come mi pare piace. Mai sentito così libero di fare mosse del genere in una campagna registrata almeno con voi. E questo mi porta alla mente, ah, come i vecchi raccontano. Queste sembrano quelle storie davanti, non lo so, un tavolo con il gioco della briscola. Quindi chiedi sotto quanto fa, coglione! Ricordo una campagna simile, ma è stata tempo fa. Ed è stata la campagna con i Pelle Verde, con Grimgor l'avevo fatta all'epoca, nel primo Warhammer. E insomma era stata una campagna simile a questa, come si sta posizionando attualmente, ossia una campagna di razzie e di distruzione molto divertente, molto divertente. Era da molto che non le facevo più queste campagne, quindi anche un po' riscoprirle. Livello 17 per il Conte, sta diventando fortissimo. A breve avremo già il colosso Necrofex. Saccheggiamo tutto. Siamo a livello 9. Con 2571. Ok, bacchetta della copertura. Meno 100% di incidenti di lancio. Non male. Allora, andiamo qui. No, non fare nulla. Il prossimo movimento sarà quello interessante. Abilità, no, questa non era. Diventare pirata, questo mi piace, verso l'attacco fulmineo e verso i mantenimenti ridotti, molto importante, molto importante. Allora qui finiamo con la diffusione della corruzione, che comunque sia è comoda. Infatti va, diciamo, un più 2% stando semplicemente qui. La Valle Alta viene ripresa. Stiamo riscombinando tutte le carte a questi elfi che si stanno adesso andando un po' a mangiarsi a vicenda territori. Vedete qui addirittura hanno attaccato i ribelli. Si sono presi l'incudine. È strano. Qui è Arnessa nel frattempo. Mentre da... Allora... Ad est, nella parte est... C'è Aranessa che sta fondando un vero e proprio impero pirata, proprio sull'Ultuan. Ok, ad ovest abbiamo la confusione portata dal conte Noctilus che sta rimaneggiando tutti gli equilibri di forza degli alti elfi. E questa cosa è incredibile, lo stiamo facendo così, semplicemente razziando, distruggendo ciò che troviamo sul nostro cammino. Molto interessante. Qui invece... Io direi di fargli questa spesina e andare verso la banda di Prometeani Marcescenti. Costicchia, ma lo facciamo, perché sono unità forti, siamo già al top di costruzione per quanto riguarda questi edifici. Poi la nostra ciurma manca di un ciccione che è esploso malamente, che andiamo subito a riprenderci. E voilà. Kelly Kelly non ha trovato ancora nessuna zona interessante. Io direi di settare già un movimento verso l'interno da queste parti, esattamente qua, facendola passare per il cancello della Fenice, dato che queste zone comunque non mi soddisfano molto, anzi mi soddisfano molto poco. E ci siamo, prossimo turno distruggiamo questo territorio. Continuiamo qui a rimaneggiare appunto la situazione. Qui Avelorn si muove. Poi addirittura, ragazzi, adesso come adesso si potrebbe salpare e andare verso il Naggarite. E potrebbe essere un'idea molto valida ora che ci penso. Perché ora che Alitanar è concentrato nella zona, diciamo, più continentale dell'Ultuan, la sua provincia Alitanar l'ha lasciata lì, libera e scoperta, e noi basta insomma prendere largo e andare a prendere tutti quei territori che sono ricchi, spero abbastanza ricchi per noi. Rifugio pirata. Una banda rivale di pirati ha chiesto accesso ad alcuni dei nostri covi e sono disposti a pagare per averlo. Dovremo permettergli di prendere riparo nel nostro territorio, dovremo ucciderli e mettere le mani sul bottino che trasportano.
Allora, introiti derivanti dagli edifici del covo dei contrabbandieri più 20, tesoreria più 3000. No, facciamo questo. Ok, ok. Siamo a livello 9. Allora, il Nagarite è qua giù, quindi adesso andiamo a vedere, voglio controllare. Qui come sta la nostra ciurma? Vabbè, qui possiamo fare così. Fusione? Ok. Perché volevo unire anche questi. No, vero? Non si può. Questi due li facciamo recuperare. Niente, allora cacciamo... Cacciamo lui che è quello messo peggio. Guardate quanta roba si può iniziare già a reclutare, però voglio essere molto molto lesto nei movimenti e quindi ci limitiamo a fare di questo. Prendiamo qui, qua. Così. Vittoria decisiva. Direi che era quasi scontata come cosa. Però, altra scheggia dell'ingannatore. Ottimo, toglie molta resistenza alla magia. E per il conte è perfetta questa cosa. Perfetta. E noi radiamo il suo. 2007. Stiamo distanziando parecchio anche Ranessa, sto vedendo ora. L'altra scheggia dell'ingannatore, tanta cosa. Tanta cosa. Passione per i saccheggi. Ottimo questo. E va bene, il conte è al 18, signori, due turni al colosso, voglio giusto dirvi questo, e iniziamo con il mantenimento ridotto, quasi 1500 siamo arrivati, molto bene, lei si muoverà da sola al prossimo passaggio turno, poi qua giù, niente, abbiamo già fatto quello che dovevamo fare, tecnologie, dov'è? Dov'è? 8 turni, lo facciamo. Costruire, abbiamo detto, per il momento nulla. Qui l'unica cosa che voglio fare è questa, così ci riprendiamo un pelo più velocemente. E appunto nulla. Comunque in un turno surplus, ed è una cosa ottima. Pezzi da 8 e riti. Beh, riti si potrebbe fare quello della resina Bess. Si potrebbe fare, ma per il momento stiamo fermi. Vediamo nei prossimi turni. Ne facciamo ancora qualcuno, dato che sono comunque molto rapidi. Ok, vediamo di andare ad esplorare l'interno dell'Ultuan. Cancello della Fenice. Cancello nelle mani del Seyferi. Surplus di popolazione, incursione a Torse Tai, ma come vi dicevo non mi interessa, non è proprio... qualcosa che mi sta pesando. Il Kreis? Il Kreis ci segue. L'esercito dei leoni bianchi essenzialmente ci segue e dice vabbè, dove va lui si creano zone che noi possiamo prendere e andiamogli dietro. Va bene, mi fa piacere che stiamo dando gioie a qualcuno qui ad Ultuan. Sicuramente Tyrion sarà contento di vederci sempre più lontani, sempre meno problematici. Recupera le scorte, si è aperta una falla nella stiva, parte del nostro bottino è già stato danneggiato e anche le nostre armi e armature sono a rischio ora, e te pareva. Tuttavia lo spazio è limitato sul ponte, quali scorte dovremmo cercare di salvare mentre la nave viene riparata? Questo è proprio un male sempre, quindi... recuperiamo le armi, voilà. I danni li voglio fare, tanto siamo già abbastanza squisciti nostri e qui non facciamo niente ancora. Per prendere il largo bisogna andare di qua, bene, prendiamo il largo, voglio andare qui a vedere cosa c'è da Lithanar, ragazzi, nei prossimi turni. I feel the maelstrom. Si riprendono molto poco in realtà. Molto poco. Allora.
Qui cosa possiamo reclutare? Beatrix, l'accumulatore, tenacia, ok. Jacqueline il disordinato, Kat Mansvelt, Mansvelt, Lott il viscido, no, non c'è nessuno che fa autodifesa dagli eroi o qualcosina. Facciamo lei. 250 turno ci costa, però possiamo permettercelo. 250 turno. Recluta. Abbiamo un nuovo capitano. Kat Mansvelt. Che, boh, non mi piace Mansvelt, però. Lei sarà... Lei è famosa per alcuni movimenti di mano. Ok, lei è stata reclutata, non ha fatto niente. Questo mi pare chiaro. Non volevo schiacciare lì, ma volevo schiacciare qui. Lei è Kat... Però lei è Kat. E lei è Kat Mansvelt. Perché in vita era famosa per altro, ragazzi. Diciamo che non era propriamente una famosa capitana. Era, sì, capitanava qualcosa, ma era qualcosa di ben lontano dalle imbarcazioni militari. No. Diciamo che capitanava un bordello. Questo sì, questo glielo concediamo. Finalmente abbiamo superato il cancello e possiamo andare a esplorare le prossime zone. Incursione ancora a Torsetai, va bene, Alitanar. Continua pure lì. Guarda, guarda, stai, guardati lì, tutto intorno. Nel frattempo, non guardare indietro, no, tranquillo, dietro non sta succedendo niente. A casa, famiglie, bambini, donne, loro tranquillo che stanno bene. Tranquillo, non sta assolutamente arrivando nulla di male verso quelle zone. Assolutamente no, staremo scherzando. Oh, ma Luthor cosa sta facendo? Diventa fortissimo. Incursione, va bene, fai. As my power ascends. Okay. Navigating. Questi non ci dichiarano guerra, vero? Spero di no. Mettiamo proprio... modalità Damose, che il prossimo turno, prima di chiudere questo episodio, voglio vedere cosa c'è laggiù, molto curioso. Ci spingiamo a sud, roccia eterna 741, potremmo già iniziare a pensare di fondare qualche covo con 741 qui, 805, 434. Qui non possiamo. Allora, invece, con la seconda nostra Kat Mansvelt, andiamo a vedere i territori degli uomini lucertola. Ricchi di tesori. Magari. Allora, dove ci sono le spiagge? Anche qui, volendo, si può andare. Vai! Questa è la rotta più rapida a disposizione, credo. Che già abbiamo? Asciughi il sanguinario. Ci teniamo i soldi. Non costruiamo niente. Quanta roba c'è qui, ragazzi? Unlikely. Impossible. C'è. Tutto. Absurd. No. Altanar in persona. E Reginald Posner con i suoi lancieri scheletrici. Vabbè, ragazzi, fate pure. Teneteveli. Cosa vi devo dire? Noi andiamo a vedere cosa c'è in Naggarite intanto, che è molto interessante come cosa. Ah, che bello, che bello. Prendere il mare in direzione di altre coste. L'esplorazione. Ferdinando di Magellano, levati. Le isole della salvezza che vengono subito colonizzate dal Krash. Ah, che meraviglia. L'Ultuan e le sue infinite possibilità. Amabile. Chissà Aranessa come sta andando. Ma allora? Ah, ma signori. Questa è brutta come battaglia.
Shato Krushnak si attacca con un sacco di roba. Questi sono pericolosi per il colosso. Sono molto pericolosi. Allora, ci dà il rapporto di forza molto molto male. Però si può fare. Si può fare. Io direi, salvataggio rapido. Shato Krushnak che ha deciso di farci malissimo. Abbiamo preso il mare per un attimo e subito TAN è arrivata la mazzolata. Fra l'altro abbiamo armatura ridotta, anche quello è vero. Il che non è una bella cosa. Però proveremo i mortai, proveremo anche questi schioppi. Dovremo utilizzare bene la nostra prima fila, la prima linea di archibugi. Abbiamo la nostra carta Vincenzino, il conte che comunque sia può mettere in campo magie devastanti, il colosso. Dobbiamo stare molto attenti ai cannoni a fulmini. E per il resto hanno una prima linea mista con ratti d'assalto e ratti del clan, parecchia schermaglia, alcune anche molto problematiche, come questi gettafiamme. Due rattogre e la ruota del fato, anche quella da gestire, ratti notturni. E lui che è un lord in corpo a corpo. Da togliere di mezzo, spero il prima possibile. Va bene, signori, ci siamo arenati su quest'isola per affrontare Shato Krushnak, questo pirata Skaven. Maledetti topi, voi siete un'infestazione che deve essere tolta da questo mare. Di certo i ratti di Sentina sono una cosa, voi Skaven siete un'altra. Verrete purgati. Mi auguro di farcela, non sarà facile. Ma noi ci rivedremo nella prossima occasione, nel prossimo episodio, proprio per affrontare questo esercito di Shato Krushnak. Io vi ringrazio e noi ci sentiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ciurma!